Una partita apparentemente facile, perché la classifica poteva fare pensare che potesse essere facile, però queste partite lo sapevamo prima e l'avevamo preparata anche dal punto di vista mentale, sotto questo punto di vista nascondeva delle insidie e così è stato. Poi fra l'altro il fatto, il vantaggio di averlo sbloccato prima ci ha fatto credere di averla già vinta la partita, invece c'è stato il ritorno del pallacorio, un ritorno importante che per alcuni tratti della partita ci ha fatto anche soffrire. Per fortuna che poi nel finale abbiamo ritrovato la giusta identità, abbiamo allungato e abbiamo messo in sicurezza la partita. Comunque voglio fare i complimenti a questo pallacorio che fino al 90° è stato battagliero, ha tenuto testa a noi e credo che non meriti neppure questa posizione in classifica. Un esordio col botto in questi casi possiamo dire, ma sappiamo, Giglio non si discute perché lo testimonia il gol che ha fatto in questi anni, quindi migliore esordio non ci poteva essere, ha fatto oggi una tripletta, però voglio sottolineare anche il ritorno al gol di Melissari, che è un gol importante per lui. E anche il gol che io attribuirei a Canino, perché comunque parte da un suo tiro, nonostante ci sia la deviazione, si possa pensare a un autogol. Quando c'è il tiro va riconosciuto sempre il merito al giocatore. Con l'occasione io vorrei approfittare per fare i complimenti e gli auguri a mister Iofolo, che proprio ieri, dopo un lungo e faticoso corso, ha conseguito il diploma di allenatore UEFA B, quindi complimenti faccio a lui e sono veramente onorato di averlo a fianco. I risultati non so ancora se sono stati ufficializzati, sembrerebbe che facciamo un bel balzo in avanti. Sì, è una grande cosa che va a premiare il lavoro di questi ragazzi che meritano soddisfazioni. Io sono contento, però mi piace pensare come filosofia che il meglio deve ancora venire.